Ma oggi Sofo è più famoso perché è sponsorizzato anche da Salvini, più famoso perché è il fidanzato della Le Pen, o è più famoso perché è più bravo degli altri? Ma diciamo che in generale non è l'essere famoso l'obiettivo della politica, insomma oggi quello che conta sono i progetti che uno, e le idee, la visione che uno porta avanti in campagna elettorale, perché il momento elettorale è lo strumento per arrivare, diciamo, poi alla progettazione politica. Quindi, insomma, per cosa sia più famoso, questo, insomma, è un argomento che lascio ad altri. Quello che, diciamo, spero di essere, diciamo, valutato, come, insomma, da qualche anno a questa parte, un po' per le idee, per le visioni che porto avanti e per come porto avanti, diciamo, il vessillo, la bandiera della Lega e di Salvini, che oggi sta portando veramente un progetto che è un'occasione storica per il Sud. In questa campagna elettorale lei sta girando per il Sud, per le cinque regioni, mi sembra siano cinque o tre, sei. Quali sono le istanze che la gente le chiede di più per la portare in Europa? Ma diciamo, se possiamo trovare una sintesi, è il fatto di riagganciare il Sud all'Europa, nel senso che il vero tema del meridione di tutte queste regioni è il fatto che, se altrove tutti si possono permettere il lusso di domandarsi se conviene restare o no in Europa, il vero problema è che il Sud Italia in Europa non c'è mai entrato, è sempre stato trattato, è sempre stato, diciamo, considerato di fatto terzo mondo, più Africa che Europa, se vogliamo fare un paragone tra continenti. Quindi quello che la gente chiede al Sud di fatto è avere le stesse opportunità che si trovano in tutto il resto d'Europa, le stesse opportunità in termini di sanità, in termini di lavoro, in termini di infrastrutture, in termini di trasporti, in termini di tutto quello che rende, diciamo, la vita quotidiana possibile delle persone, che permette alle persone di realizzare, di costruire un proprio futuro. La Lega nel panorama politico italiano è il partito più antico, però al Sud non è il partito più antico, diciamo che è tra i più nuovi. Lei è stato uno di quelli che ha voluto ideologicamente favorire, diciamo così, la discesa della Lega al Sud Italia. Tra questo vecchio e nuovo, cosa c'è in mezzo? La continuità. Il vero fattore interessante, diciamo, della Lega, che è una Lega che esiste appunto da un ventennio e che ancora è presente, insomma, quindi questo fa vedere quanto le fondamenta siano solide, e che è riuscito a trovare un'evoluzione progettuale nel tempo e quindi attualizzare il proprio progetto politico rispetto a quelle che effettivamente erano le necessità, vedasi appunto la nuova Lega di Salvini, ma senza tradire poi di fatto lo spirito di fondo per cui è nato il movimento Lega, che è l'appartenenza alla terra, la difesa del territorio, dell'identità e del locale. Alcuni filosofi del giornalismo italiano sostengono che sia stato un tatticismo scendere di qualche punto in percentuale per far sì che il governo poi rimanga solido dopo le elezioni europee, è vero questo?
Ma mi devono spiegare questi filosofi come fai tu a decidere, diciamo, come far scendere il voto popolare, nel senso i sondaggi sono dati dall'espressione del sentimento popolare e non è governato dall'alto. Quello che si vede andando su tutti i territori è una Lega in continua crescita, una Lega che al sud ha un'apertura, diciamo, un consenso popolare che è sopra ogni previsione. Adesso vedremo poi i risultati finali, anche perché c'è da notare che poi la Lega tende sempre a prendere più rispetto ai sondaggi, e quindi, diciamo, l'unico dato reale appunto è quanto sia ben voluta dalla popolazione anche meridionale oggi la Lega, e il fatto che oggi la Lega sia saldamente il primo partito, il primo movimento d'Italia. Alle ultime europee il PD sfiorò il 40%, si parlò di renzismo. Oggi si sfiora il 34-35% probabilmente della Lega, può esserci il salvinismo? Ma Salvini è sicuramente la novità politica del momento, ma è molto diversa da Renzi, nel senso che è una novità politica che è ancorata in una storia, in un movimento che è l'unico movimento oggi presente veramente sul territorio. Quindi la differenza tra Salvini e Renzi è che Salvini si appoggia a un movimento che ha le radici saldamente radicate nei terreni, nei territori, nelle popolazioni. L'accordo con il Movimento 5 Stelle sembra sempre di più legato con l'Attac, però com'è all'interno voi dirigenti della Lega? L'accordo con il 5 Stelle nasce da una fase politica storica eccezionale, cioè il tentativo occulto, il progetto occulto di PD e Forza Italia di arrivare a un partito della nazione, e un voto di forte, diciamo, dissenso rispetto a questi progetti da parte del popolo italiano, che ha portato all'unico governo possibile, che era quello tra Lega e 5 Stelle, che ha un minimo comune denominatore molto forte e molto sottovalutato, che è il fatto di partire dalle istanze popolari. Questo è quello che tiene, nonostante tutte le differenze evidenti, perché infatti non si erano presentati in coalizione, ma che tiene insieme Lega e 5 Stelle, il fatto di venire tutti e due, di essere tutti e due dei movimenti che nascono e crescono sulla volontà popolare. Quello che accadrà dopo sarà il frutto della coerenza o meno rispetto a questa visione al territorio. Secondo me, finché entrambi terranno questa rotta, il governo andrà avanti. Se poi il 5 Stelle deciderà di cambiare la sua natura, allora lì si vedrà cosa fare. Ti metti un accordo 5 Stelle e PD? Ma credo che dovrebbero tenerlo loro, perché noi un accordo 5 Stelle e PD, perché sarebbe la morte del 5 Stelle. Per quanto riguarda invece l'accordo con il centrodestra, o meglio il disaccordo, negli enti locali siete insieme, al governo non siete insieme, cosa che era successa viceversa anche nei 5 anni del governo PD, perché eravate staccati, voi all'opposizione, invece in parte il centrodestra anche in maggioranza. Quando può condizionare, diciamo, questa disegionalità della visione politica? Ma per ora non la sta condizionando, nel senso che comunque la Lega in ogni territorio, il vero dato è che sempre rimane coerente rispetto ai propri principi, e rispetto a quei principi aggrega. Cioè, il vero dato fondamentale della leadership di Salvini è il fatto che Salvini non è che, a differenza di altri leader, cambia posizione rispetto al territorio e alle alleanze che deve fare. È il fatto di essere un leader che riesce ad aggregare tutti, indipendentemente dalle forze, rispetto al proprio progetto politico. A livello nazionale si è aggregato il 5 Stelle, così come a livello locale si aggrega il centrodestra, ma l'unico dato vero, oggettivo, è che sia sui territori sia a livello nazionale viene portata con coerenza la linea della Lega. Il centrodestra va dove va unito, stravince ovunque, sta capitando probabilmente anche nelle elezioni di oggi in Sicilia. Questo non vi fa riflettere, voi della Lega? E Salvini che stravince ovunque. Cioè, questa discrasia tra l'elemento nazionale e l'elemento territoriale spiega proprio questo, che a vincere non è né il centrodestra, né il centrosinistra, né il 5 Stelle, a vincere è Salvini. Là dove c'è Salvini, là dove c'è la Lega, là dove c'è l'offerta politica della Lega, di Salvini, c'è la vittoria. Perché? Perché la gente vuole quello. Tutto ciò che poi alla fine si mette attorno di fatto diventa poi un po' anche accessorio, diciamo. Per concludere questa intervista con il leader della Lega di Agropoli, Basile, lei ha girato un po' Agropoli, il Cilento, ma come l'ha trovata Agropoli? Ma allora, come dicevo prima durante la riunione, questa è una zona che ha moltissime opportunità.
ha moltissime opportunità e è anche un terreno molto più fertile rispetto ad altre aree del meridione, cioè è una zona che, a cui basta avere quel minimo di attenzione, quello standard sufficiente di attenzione politica per poter volare di fatto, perché ha un tessuto produttivo molto vivace, ha insomma un territorio, proprio una formazione territoriale, delle caratteristiche territoriali che hanno una grande potenzialità, non vive meno di altre problematiche legate per esempio alla criminalità e alla povertà, comunque insomma, quindi è già pronta per costituire un motore, è soltanto bisogno che gli vengano date le chiavi, no, per poter andare. Il fatto che i dirigenti del centrodestra, tutti quelli del centrodestra a Salerno, in provincia di Salerno, siano nella loro attività fallimentare, questo ha potuto favorire questo espandersi continuamente delle sinistre che stanno governando, per esempio da Ropoli governano da oltre 20 anni. Sì, è pure vero che se oggi la Lega ha questo consenso è perché forse non governano così bene da 20 anni, perché se su chi ha governato fino ad oggi avesse governato bene, a quest'ora non ci sarebbe tutta questa richiesta di Lega al Sud, e quindi a quest'ora non ci sarebbe il simbolo della Lega al Sud. L'appello che vuole fare agli elettori? Ma l'appello che voglio fare agli elettori è quello che oggi noi abbiamo l'occasione di cambiare l'Europa, e sappiamo quanto l'Europa stia diventando sempre più fondamentale per le decisioni nazionali e territoriali, perché ricordo che ormai il 70% circa delle decisioni prese a livello nazionale sono la conseguenza di direttive comunitarie, e oggi le direttive comunitarie vanno a incidere direttamente sui territori, quindi anche bypassando molte volte l'ambito nazionale. Quindi abbiamo bisogno di una forza politica che difenda direttamente i territori rispetto a decisioni calate dall'alto, quindi dal livello sovranazionale, dal livello europeo. Questa forza politica oggi è soltanto la Lega. Grazie. We'll be right back.